Stazione 41. Music Room. Tutta un'altra musica. Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, puntata prenatalizia ovviamente, come ogni anno prenatalizia, facciamo una puntata e poi ci risentiamo a gennaio, l'8 di gennaio, perché Music Room va in vacanza. Gaia, eccola. Buonasera. Questa Max. Sera abbiamo anche Gaia, abbiamo Foxy alla regia, Max Ventura alla voce come al solito, come ogni lunedì dalle 22 alle 24, che è pronto a presentare questo artista, l'artista di questa sera. Anche qui parliamo un po' di jazz, un po' di musica un po' particolare, un po' di nicchia, poi parliamo con l'ospite e vedremo se condivide la mia opinione. Però nel frattempo io vi ricordo che voi siete già in ascolto direttamente con Stazione 41, Music Room. Al numero 0734 61 99 83 oppure 351 76 72 153. E quindi su questi numeri possono chiamarci per interloquire con il nostro ospite. Come dicevo, siete già in diretta con la pagina di Facebook di Stazione 41, ma potrete vedere il nostro appuntamento questa sera anche su un'altra pagina. mixcloud.com/live/stazione41 oppure su twitch.tv/stazione41. Da domani in poi il podcast su YouTube, su tutti i nostri canali social, su Facebook ovviamente, su Telegram, un po' su tutti i canali social di Stazione 41, ma soprattutto sulla pagina di Facebook di Stazione 41 replicherà l'appuntamento di questa sera. Bene, ci ho detto, io vi auguro un buon ascolto anche per questa sera e darei la parola subito, immediatamente al nostro ospite. Che dici Gaia? Assolutamente. Lo sì. Presenti tu? Va benissimo. Presentalo. L'ospite di questa sera è Sergio Casabianca. Ciao Sergio. Ciao, buonasera, ciao Gaia, ciao Max. Ciao. Benvenuto a Stazione 41, benvenuto a Music Room e benvenuto con la tua musica. Bellissima. Grazie, musica. Grazie. Noi abbiamo, mille. Abbiamo grazie ascoltato mille. L'album e ci è piaciuto effettivamente veramente tanto, quindi ti abbiamo voluto intervistare, abbiamo voluto fortemente la tua presenza prima, l'ultima, ma magari l'ultima puntata dell'anno, perché poi ricominciamo l'8, però importante, l'importante è ascoltare la tua musica. Sergio, allora ti diamo pochissimi secondi per presentare Sergio Casabianca, ma pochissimi secondi perché poi abbiamo già un brano che è Making Of, che è l'intro magari della nostra scaletta musicale, quindi a te la parola. Sì, buonasera, sono un musicista jazz, musicista moderno, chitarrista siciliano, da circa una decina d'anni mi occupo di questa musica e questo è il mio ultimo disco, il Making Of di cui parlavi infatti ci illustrerà alcune scene della session di registrazione in modo molto divertente. Bene, allora noi siamo pronti, io nel frattempo stavo collegato con Facebook e vedevo Sergio che parlava, ma in realtà abbiamo un po' di ritardo tra il Facebook direttamente e la trasmissione in diretta live, quindi per chi volesse parlare, ecco c'è Giorgio Ranieri, lo salutiamo subito, aspettavamo Giorgio Ranieri, buonasera a tutti voi, ciao Giorgio, ciao. Se sei pronto puoi fare le domande dopo aver ascoltato il primo brano che è Making Of, una specie di intro del nuovo album di Sergio Casabianca che è intitolato De Visu. Andiamo. 1 2 1 2 1 1 1. Va ovviamente dei piccoli ritocchi, Riccardo. Allora siamo all'ultimo pezzo. Io semplicemente questa la penso un po' più cambesi. Avete presente Dear Darling? Fa re bemolle e finisce su mi. Facciamone un'altra dall'inizio. È la più madura, vabbè. Facciamo una terza e ci andiamo. Diventa tipo basso elettrico. Questo finale è meglio dell'altro. Ma
Abbiamo mandato come primo brano questo Making Off, che tutto sommato ci fa entrare nella sala di registrazione, nella sala prova di Sergio Casabianca con il suo trio. Presentaci intanto il tuo trio. Sì, il mio trio è composto, oltre da me, anche da Riccardo Grosso al contrabbasso, che è un caro amico con cui collaboro da anni, e Peppe Tringali, che è un grandissimo batterista. Tutti e tre siciliani, tutti e tre diciamo dell'Interland catanese, anche se non proprio catanesi, sono veramente felice di averli al mio fianco in questa avventura musicale. Sergio, questo album è uscito, come abbiamo letto, venerdì 6 ottobre, quindi è recentissimo, l'album Divisu. Pezzi che sono stati registrati nel periodo progresso, quando? Durante il Covid oppure post-Covid? No, decisamente. Credo che abbiamo perso il collegamento, la regia. Aspetta un attimo, Sergio, non so se ci senti, noi non ti sentiamo, ma ti vediamo con un'immagine ferma. E per motivi discografici scusami Sergio, il calendario. Puoi ripetere quello che stavi dicendo, perché si è fermata l'immagine e non ti abbiamo sentito. Quindi la domanda era, quando avete registrato questi pezzi, se durante il Covid o post-Covid? No, non abbiamo sufficiente linea per poter sentire Sergio, ci dispiace moltissimo, adesso cercheremo di collegarci nuovamente con Sergio. Nel frattempo volevo ricordarvi che chiaramente questo appuntamento va in onda tutti i lunedì dalle 10 a mezzanotte, dalle 22 alle 24, ma potrà essere riascoltato ovviamente in replica, Gaia. Assolutamente ovunque. In replica quando volete voi, domani mattina, domani sera, anche questa notte se volete, sì. Perché la regia posterà sul podcast subito, immediatamente, il nostro appuntamento. Nel frattempo Sergio è tornato. Ecco, ok, qua, abbiamo poca linea, purtroppo ogni tanto ti perdiamo. Quindi volevo chiederti, ti rifaccio la domanda così magari riparti da capo nella tua spiegazione. Se questi brani sono stati registrati durante il Covid o post-Covid? No, sono stati registrati post-Covid, cioè circa un anno fa, proprio a gennaio del 23. Però alcune di queste composizioni, non tutte, una buona metà del disco, è stata concepita anche negli anni precedenti. Quindi da te, sono tutti i tuoi brani inediti, scritti da te? Esattamente, sì. Ecco, ci racconti come scrivi la musica? Facci entrare all'interno del disco Divisu. Infatti il titolo è didascalico, perché Divisu, ovvero di presenza con i propri occhi, c'è una componente fortemente autobiografica. Questa sera non riusciamo a fare una trasmissione decente. Abbiamo scarsa linea, probabilmente il collegamento che... Non funziona molto bene. Vediamo di ricollegarci con Sergio, che ogni tanto perdiamo, purtroppo. Ricolleghiamoci con Catania. Ricordiamo che comunque Sergio è direttamente a Catania e noi siamo nelle Marche, quindi dalla Sicilia alle Marche probabilmente la linea non regge molto. C'è un po' di strada. Anche se noi abbiamo avuto collegamenti con Los Angeles, Los Angeles, ma anche Rio de Janeiro, sì. Se ti ricordi, con la nostra carissima amica a Rio de Janeiro. E quindi questa sera però abbiamo un po' di difficoltà nelle linee telefoniche e soprattutto in Skype, che la regia sta cercando di risistemare e ricollegarci con Sergio Casabianca. Ricordiamo che il Sergio Casabianca è un jazzista di Catania, ha pubblicato il 6 ottobre il nuovo album intitolato Divisu, dal quale noi cercheremo di ascoltare tutti i brani dell'album. Eccolo Sergio. Connessione permettendo. Connessione permettendo, sì. Però nel frattempo... Insomma, il bello della diretta. Scriverò un brano anche sulla connessione. Ecco, esattamente. Perché stavo dicendo che il taglio autobiografico è fortemente presente nel disco, per cui eventi che sono accaduti, riflessioni, cose che ho visto, mi hanno poi portato a scrivere della musica. E la musica solitamente si è manifestata nel momento in cui stavo studiando, qualche volta pensandola e poi trasformandola veramente in suono sullo strumento, ma senza avere uno schema pregresso. Questo è molto importante. C'è una buona dose
spero, di spontaneità e di sincerità in queste composizioni. Cioè, che significa? Come ti viene, ad esempio, il brano che tu scrivi, i brani che hai scritto in generale sono 9 brani, come ti vengono? Cioè, ti metti sulla chitarra oppure durante la giornata, in qualsiasi posto tu sia, registri magari questo motivetto, questa melodia, ma con il cellulare, utilizzando degli strumenti, oppure imbracci subito la chitarra e incominci a suonarla? Ti faccio due esempi. Per esempio, l'ultimo brano del disco, Raining in My House, nasce in un pomeriggio non troppo felice, in cui si aprì una grande chiazza d'umido sul tetto del mio studio e dopo aver sistemato il tutto, cosa ho fatto? Ho preso la chitarra, mi sono un po' sfogato ed è venuto fuori questo tema. Mentre invece un brano come Sire nasce proprio mentre stavo studiando, questo accordo su cui ero fermo mi piaceva e da lì ho costruito un po' la melodia, e fondamentalmente io cerco di farla restare in testa. Se nell'arco di 2-3 giorni mi rimane in testa, allora sono pronto a passarla su carta, se no la lascio l'abbandoni, stare, se no l'abbandoni. Tra l'altro, rain in my house significa pioggia nella mia casa, quindi casa. Giustamente hai dato il titolo proprio a questo evento particolare della tua vita, insomma, di quel giorno stava piovendo a casa, c'era questa chiazza di umidità. Senti, ma la domanda che ti volevo fare io: quando hai inciso nella tua musica è il territorio in cui abiti, la Sicilia? Ma incide costantemente, inciderà anche in futuro, perché è chiaro che qui c'è un po' quell'energia particolare che sa anche un po' di rivalsa per certi versi, perché qui al sud alcune cose, anche le più banali, anche prendere l'autostrada purtroppo a volte diventa davvero un problema, perciò la carica sicuramente me la dà. Poi c'è anche un brano che si ispira un po' all'Etna, che è Milo Crew, però è anche vero che, essendo, come dicevo, con un taglio fortemente autobiografico e avendo vissuto anche a Palermo, sempre in Sicilia, ma anche a Venezia, ci sono dei riferimenti anche diretti o indiretti a questi luoghi dove ho trascorso del piacevolissimo e importante tempo. Ecco, diciamo perché hai trascorso dei periodi tra Catania, Venezia e Palermo, perché comunque Sergio Casabianca è un chitarrista, un compositore nato a Catania nel 1990, e diamo già subito la tua età, e ha curato la sua formazione musicale nei conservatori di Catania, Venezia e Palermo. Esatto, adesso dovrei curare la mia conservazione, l'usura che porta a questo, sto scherzando. Però sì, ho avuto la fortuna di frequentare questi 3 conservatori, di conoscere tanti bravissimi musicisti, maestri, e tanti bravi colleghi e amici. Senti, come mai Venezia? Adesso, chiaramente, Catania sei a casa, Palermo sei nella Sicilia, bellissima città, però ti sei spostato addirittura a Venezia. Ma mi sono spostato a Venezia perché, dopo aver finito il triennio accademico qui a Catania, volevo insomma andare via, fare un'esperienza fuori Sicilia. Ho fatto alcuni esami d'ammissione in alcuni conservatori. A Milano sono arrivato secondo, hanno preso soltanto il primo, bravo. E il secondo che ha risposto subito è stato Venezia, per cui poi mi sono trasferito lì. E diciamo che è stata un'esperienza bellissima, perché ho vissuto Venezia come... È un po' difficile vivere, perché non la vivi da turista, ma la vivi tornando a casa la sera in una città deserta, poetica, romanticissima. Tra i canaletti, tra le piccole vie, viuzze, addirittura con la gondola, forse no, perché il traghetto, avrà preso il traghetto sicuramente, motoscafo, ecco, diciamo così, la gondola sì. È più turistica magari. No, tornavo a piedi. Okay. Allora... Bene, presentiamo subito il primo pezzo dell'album, e diciamo che è un titolo abbastanza particolare, Dreams in a Spiral. E esattamente, sì. Lo mandiamo subito e poi ce lo spiegherai tu, Sergio, va bene? Va bene, grazie, buon ascolto. Thank you.
Eccoci tornati a Music Room, stazione 41. Interveniamo subito con un commento di Giorgio Ranieri che ci chiede se per scrivere questo brano o comunque ti sei ispirato a George Benson. A questa impressione. No, in realtà no, assolutamente. Ha questa sensazione, sì. Giorgio Ranieri, forse gli ricorda il suono di George Benson, però adesso interpretala tu la tua versione. Questo mi fa tanto piacere perché George Benson è un chitarrista eccezionale. È vero che effettivamente il sound un po' legnoso dello strumento può ricordare quel tipo di chitarrismo, ma diciamo che non avevo la velleità di voler somigliare al grandissimo Benson, senza dubbio. Senti, spiegaci un po' il contenuto di Dreams in a Spiral. Sì, questo brano, che è il primo che apre il disco, è stato scelto anche perché ha questo mood fra il sofisticato, l'oscuro, ma ti fa entrare piano piano nel disco. E semplicemente quando ho iniziato a scrivere il tema, e poi l'ho completato in una mezz'oretta, credo, quella notte, volevo dormire, non riuscivo a dormire, guardavo il soffitto, come capita a tutti, e cominciai a immaginare questi pensieri, sai, i progetti dell'indomani, le cose che vuoi fare, le cose che non devi fare, vi dicendo, che ruotavano fino ad arrivare al tetto. Perciò ho preso la chitarra e ho detto vediamo, e infatti l'incedere un po' tematico e, come dire, ripetitivo, come se volesse ricostruire, rimodificare costantemente la stessa cellula ritmica melodica, e così è nato un po' il pezzo. È uscito questo pezzo che è tra l'altro fantastico, abbiamo visto anche un video che è bellissimo, il video, ecco. Grazie, chi è che l'ha preparato il video, chi è che il l'ha fatto? Il video è chiaramente frutto di una sinergia molto interessante, ovvero le riprese sono di Maurizio Cannata, che è il videomaker che ha curato anche il video del making of visto in precedenza, e poi Claudio Allia, che è un bravissimo fotografo e anche lui videomaker, ha editato con queste come dire, trasformazioni grafiche molto interessanti, assolutamente, diciamo, si è fatto ispirare dal pezzo ma ha colto nel segno un po' quello che poteva essere l'astrazione legata al pezzo, ed è venuto fuori questo lavoro di cui sono molto contento, devo dire. Sì, è vero, a noi è piaciuto moltissimo il video, molto, molto ben fatto. Allora, Sergio, raccontaci un po' della tua vita. Torniamo un po' indietro negli anni. Quando hai incominciato a suonare la chitarra? Io ho iniziato intorno ai 14 anni, in realtà, non così presto. Non prestissimo, insomma. Neanche, no, vabbè, dai, ci sono ragazzini che iniziano a 6, 7, 8 anni, esatto. Poi, sì. Insomma, con la chitarra classica. Potevo farlo, ma ho perso quel treno, ma forse è stato anche meglio così. Ma anche tu con la chitarra da falò inizialmente, oppure ti sei dedicato soltanto agli studi classici quando hai preso la chitarra in mano? No, io gli studi classici, diciamo che li sto coltivando adesso per hobby. Io nasco in una casa dove c'erano tantissimi dischi, perché mio padre era un grandissimo collezionista di dischi, perciò mentre i miei compagni di classe magari ascoltavano Laura Pausini, io ascoltavo Beatles, Rolling Stones, Chicago, Led Zeppelin, Deep Purple e tutto il resto. Non subito il jazz, perché arrivo al jazz più tardi, ma intorno ai 14 anni compro la chitarra perché ero rockettaro, anche un po' metallaro, per cui volevo suonare Iron Maiden, Metallica e Pantera. Sì. Insomma, tutti i musicisti nascono rockettari, heavy metal. Come mai questa scelta iniziale del rock? Forse è più caratterizzante l'età di 14 anni, 15 anni? Ma poi si cambia. Probabilmente sì, perché c'è anche la ribellione, magari la ribellione. Esatto, la ribellione, la rabbia. La musica, e poi la chitarra ha chiaramente un ruolo centrale. Il chitarrismo del metal, c'è il guitar hero, perciò ti senti un po' il guerriero con la chitarra, mettiamola così, e ovviamente venivo da ascolti di stampo comunque rock, seppur classic rock, poi aumenti la manopola del gain e vuoi usare di più. Questo mi ha dato tanta voglia di fare, tanta creatività all'inizio, perché già a 16 anni abbiamo registrato con questa band un EP dove componevamo anche noi, però ovviamente anche tante imperfezioni, nel senso che uno va veloce
E poi quando veramente ti metti a studiare la musica, l'ho fatto più avanti, intorno ai 20 anni, ti rendi conto che devi fermarti, buttare a terra tutto e ricostruire. E ricominciare da capo. Esatto, è chiaro. E scusami Sergio, quando è nata in te la passione del jazz? La passione del jazz nasce poco dopo i 20 anni, perché a 20 anni decido di fare il musicista di professione, per cui di mettermi a studiare in modo matto e disperatissimo alla Leopardi maniera, mettiamola così, però il mio obiettivo era il pop, cioè il sogno poteva essere un po' diventare un turnista serio, richiesto. Però non era veramente quello che emotivamente mi colpiva. Ho avuto delle esperienze nell'ambito pop, ho registrato delle cose, ho fatto tanti concerti, ma non ci stavo bene. Nel frattempo, per motivi didattici, mi sono incrociato con un po' di repertorio jazz e da lì è nata questa passione che si è sviluppata non da un giorno all'altro ed è continuata negli studi accademici di stampo jazz, ovviamente. È arrivata la telefonata da Giorgio Ranieri. Perfetto, allora lo mandiamo in onda così magari interrochiamo con lui. Pronto Giorgio? Pronto, buonasera a tutti. Ciao. Nuovo. Buonasera. Ciao. Volevo fare i complimenti al maestro. Anche grazie lui. Mille, gentilissimo. Volevo chiedere, visto che lui, il maestro, ascolta la musica Beatles, sulla sua musica che sta facendo, non c'è nessuna contaminazione di questi gruppi, come mai? Ma in realtà ci dovrebbe essere, magari nella musica che sentiremo dopo qualcosa ci sarà, forse più legato al funk, però se non c'è in maniera diretta c'è sicuramente in maniera indiretta, cioè dentro di me, cioè io giornalmente ascolto dai Beatles a Beethoven, ancora al rock e ovviamente il jazz, e non voglio porre confini, non sono un tipo che ama i confini musicali, quelli che mi fanno male al cuore, per cui anche in altri lavori, per esempio, che ho portato avanti, come la mia tesi di composizione del biennio specialistico, che è un concerto per chitarra e orchestra, ci sono dei chiari riferimenti ai Radiohead o a Lucio Dalla, per esempio, nascosti fra le note, ma ci sono. Sì, posso continuare, le dispiace? Come no, per carità, Giorgio. Allora, è una mia solo curiosità. E come mai non ha scelto allora di continuare la parte, diciamo, rock, buttarsi su quel settore, a posto di andare sul jazz? Perché il jazz è diventato una scusa per essere personali e sinceri, e mi ha messo e continua a mettermi in difficoltà, cioè non è una scorciata, che è il contrario. Mi rendevo conto che alla fine di un solo rock in un brano pop non mi sentivo felice di aspettare 3 minuti di brano per fare quei 10 secondi di inciso di chitarra, che poi forse anche per questo motivo non riuscivo neanche a godermi. E il jazz invece mi ha dato un attimo di sollievo in più, anche se non sempre, perché ovviamente il jazz ti mette davanti anche ai tuoi limiti, davanti alla fatica, poi si trova un equilibrio. Giusto, grazie. Quello volevo dire. Grazie. Quello volevo dire. Grazie Giorgio, continua grazie. A seguirci e continua a mandare messaggi sulla pagina di Facebook di Stazione 41. Grazie Giorgio Ranieri del suo grazie intervento. Grazie a voi, e vi voglio solo ringraziare per il grande lavoro che stiamo facendo culturalmente. Grazie, non è facile oggi trovare una radio così. Grazie. Complimenti. Grazie ancora. E buone feste per Natale, buone feste. Grazie, auguri anche a te, buon Natale. Salve. Allora, mi ricollego subito, ti rubo la parola Max, e volevo chiedere a Sergio qual è il musicista, il chitarrista comunque, che più ti ha spinto ad avvicinarti al mondo del jazz. Chi ti ha ispirato? Sicuramente un peso rilevante l'ho avuto Kurt Rosenwinkel, anche se forse dal sound che ha questo disco non si sente più. Per anni sono stato quasi un soldato, quasi ossessionato da Kurt Rosenwinkel, che in realtà si fa chiamare Kurt, ma noi in Italia lo chiamiamo Kurt. E poi ce ne sono tanti altri, però lui è stato un grande pioniere degli ultimi tempi, perché ha portato avanti l'asticella, ha unito un po' questo sound più elettrico al sound del jazz tradizionale, e sì, è innegabile, anche se adesso non è un po' che non ho solo lui davanti come fonte di ispirazione, forse sono tornato anche un po' indietro. Adesso abbiamo un altro brano che è il secondo, si intitola Sire, e forse qui abbiamo delle contaminazioni un po' melodiche.
Beh, Sire sembra quasi un brano cinematografico per certi versi, perché ha questa, non sembra neanche jazz forse, poi diventa jazz nell'arrangiamento, e infatti ci ho tenuto perché potevo anche metterlo da parte e cercare di farlo diventare un giorno una composizione più da spot pubblicitario o da film. Invece l'ho voluto arrangiare in trio, non è stato facile perché è un brano molto delicato, e ne sono molto contento. È un brano che mi emoziona parecchio, per cui non è difficile, cioè non è facile suonarlo dal vivo. E adesso lo ascoltiamo in diretta su Stazione 41 Music Room con Sergio Casabianca, il brano intitolato Sire. Thank you.
Room. Tutta un'altra musica. La Bottega della Cuccagna è il marchio che seleziona e raccoglie nel territorio dei Monti Sibillini i prodotti della ricchissima tradizione nostrana. Oggi i nostri prodotti li potete trovare nei punti vendita di Monte Monaco, Via Italia, Amandola, Piazza Risorgimento 24, Fermo, Corso Cavour 15, Cupra Marittima, Via Adriatica Nord 24. Barney ed Urban Street, a Porto San Giorgio, Fermo e Civitanova Marche. Cercaci anche su Facebook. Barney, Fermo, Porto San Giorgio, Civitanova e Urban Street. Music Room. Tutta un'altra musica. Music Room. Tutta un'altra musica. Eccoci qua, ritornati in diretta con Music Room su Stazione 41. Grazie a Giorgio Ranieri per i complimenti, ma soprattutto grazie a Sergio Casabianca che questa sera ci fa sentire la sua musica. Abbiamo ascoltato Sire. Tanti temi, c'è Gaia che vorrebbe farti tante domande, tu anticipala però, vedi di raccontarci questo brano perché altrimenti ti fa tante domande imbarazzanti. No, ma no. Va bene, per me non c'è problema. No, intanto raccontaci la tua versione, vai. No, la mia versione è molto semplice, Sire è il diminutivo di una bambina, del nome di una bambina, che non è più una bambina oggi. E perciò questo è un brano che ovviamente ha un taglio romantico, che parla un po' dell'amore che si trasferisce nel corso degli anni attraverso le famiglie, i matrimoni, papà, mamma e tutto il resto. E quindi noi ci siamo chiesti con Gaia, prima stavamo parlando del commento a Sire, infatti Sire parla d'amore, questo l'abbiamo capito, che attraverso il tempo, le vite, le famiglie continua secondo una linea cronologica di speranza e naturalezza. La cellula melodica principale è formata da due note che sembrano richiamare costantemente il titolo, dietro al quale si cela velatamente un soprannome affettuoso. Ecco, il soprannome affettuoso, noi ci siamo chiesti, abbiamo tralasciato la parte più importante, e cioè il fatto che l'amore attraversa il tempo, le vite, la famiglia, ma questo l'abbiamo compreso, bla bla bla, esatto. Abbiamo compreso il significato. Però c'è qualcosa che nasconde questo il commento del tuo brano. Velatamente un soprannome, noi ce lo siamo chiesto, affettuoso. Sì, cioè qual è il nome? A chi ti riferivi? Sì.
A chi l'hai dedicato? Si chiama Serena, e da bambina veniva chiamata Sire. Ecco, allora era Sire il soprannome di esatto. Sire, invece in realtà era esatto il soprannome affettuoso che era. Avevamo capito che qualcosa nascondeva, personaggio nascondeva dentro il tuo brano. Senti, allora adesso parliamo di Visu. Perché hai dato il titolo di Visu e poi ascoltiamo il brano che dà il titolo, o viceversa, il brano che dà il titolo all'album o l'album che dà il titolo al brano? Sì, The Visu è stata l'ultima composizione in ordine cronologico, per cui diciamo la fotografia più sincera di quello che doveva essere il sound del disco prima di andarlo a registrare. Prima ho scritto il pezzo, perché avevo bisogno di un brano un po', diciamo, vivace, un po' mutevole, come sentiremo, e ho messo questo titolo. Poi mi sono accorto di quello che dicevo prima, del fatto che fosse appunto l'ultimo fotogramma di musica che avevamo creato, e il titolo funzionava anche bene, perciò anche il legame con il significato autobiografico, vedere e vivere le cose di presenza, ed è diventata la title track con diciamo facilità subito. Senti, qui come matrice, qui scrivi che è una matrice quasi progressive del brano. Sì, fondamentalmente sì, perché è come se si intrecciassero due o tre temi uno dietro l'altro e c'è qualche cambio di tempo, per cui sì, quello che è venuto fuori è stato questo, ed è l'unico brano che in realtà ha questa matrice, ma non volevo escludere niente, ho detto basta, questo brano è così, lo lascio com'è, l'ho scritto in maniera, come dire, non troppo coercitiva, non mi sono forzato a mettere le cose, mi piacevano e le ho lasciate lì. E adesso lo ascoltiamo il brano direttamente su Stazione 41 Music Room, The Visu, l'album, il titolo, il brano che prende il titolo dell'album, ecco così, perché è un title track. Sì. Thank you.
Eccoci qua, fantastico questo brano, ma anche belle le riprese. Tra l'altro noi te l'abbiamo rubato, Sergio, per fare un link pubblicitario su Stazione 41. L'intro, a me piaceva l'intro con la batteria e con l'attacco della chitarra, quindi ti abbiamo rubato quel pezzettino e abbiamo pubblicato sulla pagina di Facebook e su tutti i nostri social. Io ho notato che ci sono due tempi differenti. All'inizio c'è un tempo particolare, poi rallenta, cambia ritmo e poi ricomincia alla fine con lo stesso tempo iniziale. Come mai questa diversificazione? Ma diciamo che l'incedere iniziale è sicuramente un po' più jazzistico, no? Sa un po' di bebop, e questo effettivamente un pochino sa di George Benson, perché poi quella frasetta iniziale, se uno la scimmiotta, sembra quasi ricalcare Give Me The Night di George Benson, ma questo non me ne ero accorto in tempo. Dopodiché succede che ci sono le trasformazioni, per questo il progressive, andiamo sul tre quarti, c'è una parte rarefatta che il batterista, così per divertirsi, chiamava Supercar, perché un po' somiglia alla celebre sigla del telefilm degli anni 70, per cui coesistevano queste idee. E probabilmente nessuna da sola era sufficiente, almeno nel mio cuore, nella mia mente, per cui messe dietro una dietro l'altra hanno creato questo piccolo viaggio musicale in cui ci divertiamo, perché suonare dal vivo questo brano è sempre un'avventura e c'è molta energia, molta concentrazione, per questo è sempre una sfida piacevolissima, è molto divertente. Avete visto le facce? Certo, si divertivano, si sono divertiti. Esatto. Senti, hai parlato di esibizioni dal vivo. Ecco, ci sono state le esibizioni, ci saranno? Hai degli appuntamenti? Sì, ci sono state e ci saranno. Suonato in alcune rassegne qui in Sicilia, stiamo preparando alcune date fuori. Vediamo se riusciamo a fare qualche tappa in Toscana o in Puglia nei prossimi periodi, ma siamo in divenire. Il disco, essendo uscito dopo l'estate, dunque dopo la fine di tutte le programmazioni estive dei festival, diciamo un po' risentito di questo, ma meglio così, perché prima invece non eravamo pronti per fare quel tipo di uscite per motivi di impegni musicali da parte di tutti, per cui sicuramente progetteremo un futuro ricco di musica nei prossimi mesi. Beh, tra l'altro questo è anche un elemento positivo, no? Cioè la musica si ascolta e poi magari la si acquisisce, diventa patrimonio proprio e poi si va a suonare dal vivo, in modo che anche il radioascoltatore o l'ascoltatore che assiste ai concerti capisca meglio la tua musica, perché l'ha già sentita. Sì, è chiaro, questa è una delle giuste e corrette interpretazioni. Poi c'è anche da dire che, a parte proprio questo brano, altri brani li ho concepiti per essere quasi letti e suonati al volo, cioè sono delle idee melodiche con un po' di armonia. Non ci vogliono mille prove, anzi negli ultimi periodi abbiamo fatto l'esperimento di andare a suonare dal vivo senza fare le prove. Dopo un periodo di prove siamo andati senza fare le prove per vedere il cambio di atteggiamento, il cambio di intenzione che c'è per andare a suonare direttamente il brano senza ricordare, senza ripassare, e infatti succedono delle cose molto positive. Beh, perché... tra l'altro con lo spirito jazzistico, insomma, con lo spirito, esatto, del jazz. È chiaro, sì, sì. E che cosa accade? Facci entrare nel concerto. Ma accade che se vai a provare, per esempio, il tema, lo stacchetto che devi fare bene, ti concentri su quello e non ti concentri magari sull'interplay, non ti concentri sulla narrazione che vuoi portare al pubblico mentre vai a fare il concerto. Ovviamente questo avviene perché la vita di noi musicisti è un po' una corsa a ostacoli, perciò siamo spesso molto impegnati, incastrare le prove fra lezioni, impegni lavorativi in vari istituti musicali, altri concerti, diventa chiaramente difficile. E ti assumi questo rischio perché poi sai che grazie al lavoro che hai portato avanti nei mesi con i tuoi colleghi, su quel palco succederà qualcosa di positivo. Ci sarà un dialogo, sarà un laboratorio sonoro che è piacevolissimo da mandare bello, avanti. Bello, tra l'altro siete tutti professionisti, quindi siete in grado di tenere il palcoscenico in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. No, bisogna sempre restare sopra una certa soglia di sufficienza, a prescindere dai periodi di stanchezza, di stress, periodi di forma, di non forma, diciamo. Però sì, quello è il minimo. Senti, Sergio, tu hai parlato di professionista, musicista professionista. Ecco, la domanda che è complessa, l'abbiamo fatta un po' a tutti i nostri ospiti: quanto è difficile oggi essere professionista nella musica?
è molto complicato. Oggi fare il musicista non vuol dire fare un solo lavoro, vuol dire farne tanti. C'è chi ha la fortuna di essere entrato in determinati canali per cui vive solo di concerti, c'è chi invece insegna molto di più, c'è chi fa entrambe le cose, c'è chi si deve occupare anche, diciamo, in ambito manageriale, in ambito gestionale di alcune faccende e ne fa lo fa diventare il proprio lavoro. Per cui, e ovviamente stiamo togliendo anche le abilità di videomaking, di videoscrittura musicale, di trascrizione, per cui c'è tanta tanta roba, e poi ovviamente uno riesce a fare la summa e decide un po' come spendersi, perché le possibilità ci sono, ma bisogna scegliere bene e lavorare bene, lavorare tanto, faticare tanto. E un attimo nei particolari. Allora, in Italia è complesso essere musicista, essere professionista, e nell'Italia, visto che tu hai studiato e hai suonato a nord, tra il nord Italia e il sud Italia, che differenze ci sono? No, non ci sono differenze, non ci sono grandi differenze. Magari la differenza può essere appunto l'autostrada, cioè andare da Verona a Milano o a Genova. E ci vogliono mezz'ora, 10 minuti, invece tra Palermo e Catania ci vuole 3-4 ore. Esatto, esatto. Noi magari abbiamo la fortuna o sfortuna di dover prendere un aereo, cioè noi comunque in 2-3 ore possiamo essere in tutta Italia. Se io da Pescara devo andare a Genova, magari ci metto con la macchina un po' di più, però non ci sono differenze. La verità è che però in Italia siamo ancora un po' indietro, nel senso che se vai all'ufficio... Lo abbiamo perso nuovamente, però comunque stavamo parlando di cose serie, stavamo parlando di musicisti professionisti. Ricordiamo ancora una volta, e nello spazio per poter parlare, ricordiamo che siete in ascolto con Stazione 41, con Music Room. Ci siamo. Stavolta ce l'abbiamo fatta. Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati che tra nord e sud non c'era una grossa differenza a livello musicale, a livello di imprenditoria musicale, o comunque vada di possibilità di suonare, concetto di professionista tra il nord Italia e il sud Italia. Sì, c'è, ripeto, non ci sono troppe differenze. Poi tra l'altro la caratura artistica italiana è ben diffusa su tutto il suono nazionale. Poi ognuno ha le sue, diciamo, particolarità. Ci sono bravissimi musicisti in tutta Italia, su tutto il suono nazionale. Però, ancora, dicevo, siamo un po' indietro, perché all'ufficio anagrafe, se ti chiedono che lavoro fai per la carta d'identità, almeno prima lo chiedevano, adesso non lo fanno più, e rispondevi musicista, ti riponevano la domanda, ti dicevano: ok, vabbè, ma veramente il lavoro cosa fai? E questo è un grande dramma, perché i percorsi formativi dell'AFAM, alta formazione artistica, indicano una professione, cioè prendere una laurea vuol dire essere abilitato ad una professione. E ovviamente questo non vuol dire che ci voglia solo quella, perché sono tantissimi musicisti della vecchia scuola che non hanno avuto la possibilità di prendere la laurea in jazz perché non c'era ancora, non gli importava probabilmente. C'è ancora un po' da fare, ma siamo in ascesa. Speriamo che l'Italia possa crescere da questo punto di vista, in modo che comunque ci sia un omogeneità, sì, tra il nord e il sud, o la concezione di professionista. Questo magari è un discorso più serio, che andrebbe affrontato in separata sede. Qui tra l'altro sentiamo la musica, ma parliamo anche di cose serie. Senti, Birds of San Marco. È inutile che ci dici dove stavi quando hai composto questo brano. Noi lo sentiamo e poi torniamo con Sergio Casabianca con il suo album De Visu. Thank you.
Bentornati su Music Room Stazione 41. E Max, Gaia, cosa... ci siamo sentiti questo pezzo con la cuffia a occhi chiusi, come sì, suggeriva Foxy, bello, la chitarra fantastica. Ci siamo immaginati su una poltrona, rilassati. A Piazza San Marco. A Piazza San Marco, Piazza San hai Marco. Ragione. Guarda un po', che è caso. Senti, Sergio, allora, Birds of San Marco, i piccioni di San Marco, anche se sono uccelli in generale, ma sono piccioni di San Marco. Bella questa chitarra, questa tua chitarra in questo brano, che tra l'altro dura 7 minuti, quindi l'abbiamo ascoltato sì, per intero, meravigliosa. Raccontaci un po' questo brano, come ti è venuto, dov'eri quando hai composto il brano Birds of San Marco? Ero a Venezia, proprio nella casa in cui abitavo a Venezia, perché spesso facendo strada da casa fino in conservatorio dove studiavo, passavo attraverso la piazza. E allora un giorno, credo forse verso l'imbrunire, infatti c'era questa luce che cominciava a calare, e niente, ho pensato sarebbe bello passare da questa piazza avendo nelle orecchie una musica che ho scritto io, magari lasciandomi ispirare da questa immagine. Pian piano venne fuori questo tema e perciò poi ho registrato il brano. In realtà esiste anche una versione precedente in un altro disco, in Out of Cage, che è un disco del 2017, in cui c'è anche il pianoforte in quartetto, però ho voluto tenere con me questo brano anche per De Visu, che è un disco a cui tengo molto, perché è un brano che mi ha accompagnato e continuerà a farlo. Sergio, io mi riattacco un attimo al discorso di prima, quando parlavamo della situazione in Italia che è un po' retrograda, no? Definiamola così, io ti parlo da artista, quindi forse un pochino ti capisco. E tu hai esperienze anche all'estero, ecco, ne parli in questo modo perché hai sperimentato il mondo del musicista anche all'estero oppure no? Sì, però per dei piccoli periodi, non mi sono mai stabilito all'estero. Sono stato al NAM di Los Angeles, sono stato in giro fra Germania e Francia, in Spagna, però diciamo che la mia base ancora è l'Italia, in realtà la mia base è la Sicilia. Però ho visto durante questi viaggi, durante queste esperienze anche lavorative come quella americana, come è chiaro, c'è una fiera come il NAM di Los Angeles in Italia in realtà purtroppo ancora non c'è, per quanto lì ci sia un lato anche consumista della faccenda musicale, però tutti vengono presi più sul serio quando dicono che sono dei musicisti. Certo. Tra l'altro si suona da tutte le parti, no? In America, in qualsiasi club, in qualsiasi locale si suona. Quello che a noi manca, in realtà, come stavamo dicendo la settimana scorsa, sono dei locali dove si possa sentire la musica dal vivo. Non ce ne sono tanti. Adesso nelle grosse città sicuramente sì, Roma, Milano, Napoli potrebbe esserci, ma da noi nelle Marche ci sono pochi locali dove si può sentire musica dal vivo, dove si può stare lì ad ascoltare per delle ore la musica. Purtroppo lo capisco che non è neanche facile a volte organizzare la musica dal vivo per i locali che non sono veramente quelli adatti alla musica dal vivo. Ogni tanto alcuni gestori ci provano, c'è chi ci prova in buona fede, chi ci prova in mala fede, infatti bisogna tenersi alla larga da certi, da certi giri da cui poi non è facile uscire, però insomma quello che a volte qui manca è anche un po' l'attenzione all'ascolto da parte del pubblico. È chiaro che in teatro questo non avviene, però mi sono reso conto in America, in Francia, in Germania, anche in Azerbaigian, dove sono stato per un concorso a Baku, di un atteggiamento differente nei confronti della performance musicale. Ecco, niente, ricolleghiamoci ai nostri radioascoltatori, ai nostri commenti sulla diretta Facebook. Salutiamo Vania Palumbo, che è stata una nostra vecchia ospite. Ciao Vania. Con noi. E Vania, musica antica, ricordiamo, musica antica, bellissima. Sì. E Vania ti scrive: è vero che è molto complicato essere musicisti professionisti in Italia, bisogna dividersi tra vari fonti e combattere affinché si riconosca il lavoro del musicista. Assolutamente siamo d'accordo. E ti fai le congratulazioni per questa sera, e oltre anche appunto ai complimenti nuovamente di Giorgio Ranieri. Conosci Vania? No, non ancora, però la conosco adesso tramite social e mi fa molto piacere e la ringrazio tanto.
Anche lei grande musicista, grande interprete di musica antica, musica sacra soprattutto. Sì. Senti, allora io volevo leggere un tuo commento all'album, che è molto bello, mi ha colpito particolarmente. L'uscita di questo mio disco ha sicuramente una notevole importanza per me. Deviso è un punto di partenza, un lavoro in cui ho voluto raccogliere materiale musicale di diversa natura senza lasciare nulla da parte, per cercare di condividere le mie note, le mie necessità artistiche e la mia creatività con colleghi ed ascoltatori. È, come detto, il punto di partenza da cui si diramano diverse strade per il futuro. La mia mappa musicale è in continuo aggiornamento. Bello, un pensiero che mi è piaciuto, volevo leggerlo in diretta e volevo parlare con te di questo commento, di questa, di questo punto di partenza, di queste strade verso il futuro, una mappa musicale che è in continuo aggiornamento. Sì, queste dovrebbero essere, credo, le note di copertina all'interno del disco proprio. Sì, in fondo, quando ho deciso di scriverle, ho raccolto un po' tutte le sensazioni che poi in realtà è difficile mettere sempre su carta o spiegare, perché c'è un po' tutto dietro, no? C'è tutto me stesso, come in ogni lavoro che chiunque fa a livello artistico, ci mette tutto se stesso. Però con la felicità, ecco, forse uso il giusto termine, di sapere che questo è un punto di partenza e perciò dopo ci sarà qualcosa, e quasi affrontando questa nuova strada ignota, chiaramente con il sorriso sulle labbra e con la potenza di poter cambiare idea in qualsiasi momento. Per questo parlo di una mappa musicale in continuo aggiornamento. È chiaro che magari la coerenza può premiare a livello musicale, no? Però sai, tanti sono i dubbi, aspetta, ma forse volevo utilizzare questa chitarra, quel tipo di suono, ma magari questo brano lo mettevo in un altro lavoro, e vi dicendo, e invece sono rimasto, diciamo, con una sorta di sereno controllo anche sui miei limiti, anche sui miei difetti, perciò una sorta di accettazione, e poi vediamo il futuro cosa ci darà. Non hai inserito il pianoforte in questo album, è stata una scelta particolare la tua, e perché? Domanda azzeccatissima, non l'ho inserito, io amo il pianoforte, qui vicino a me ce n'è uno in realtà digitale, lo studio da amatore, però punto tantissimo anche a livello professionale alla ricerca, oltre che allo studio approfondito, delle possibilità armoniche che ci offre la chitarra. Oggi anche a livello mondiale ci sono tanti chitarristi incredibili, eccezionali, che scrivono libri su armonia applicata tramite l'utilizzo della chitarra, e poi vanno a fare il disco con un pianista che ti mette l'armonia. Per certo. Cui a me in realtà piace questa idea dell'ufficio sonoro che creo con la mia chitarra e con i musicisti con chi sono, con il trio. È ovvio che non ho intenzione, non ho la velleità stupida di sostituire interamente la chitarra al pianoforte, sono strumenti che hanno caratteristiche diverse, che hanno pregi diversi, e perciò sono scelte diverse in fondo. Certo, ma io credo che il tuo disco, e questo è un mio pensiero personale, metta in evidenza il suono della chitarra. Adesso coinvolgere anche un pianista e mettere e inserire il pianista forse poteva anche divagare dal suono della chitarra, dal tuo suono della chitarra. Probabilmente, cioè, si può sempre fare, perché il jazz ti consente di fare sicuramente tutto, inserire altri strumenti. Si sarebbe fatto il disco probabilmente in un altro modo, con degli altri arrangiamenti. È chiaro che quando tu suoni la chitarra in un guitar trio jazz ti prendi dei rischi. Ci sono i momenti in cui puoi restare completamente scoperto o a gambe per aria. Magari col pianoforte è un po' più difficile, perché un pianista ha più controllo armonico e anche ritmico e poliritmico più facilmente, perché ha 10 dita che potenzialmente suonano in registri diversi. Con la chitarra perdona di meno di un pianoforte, mettiamola così. Arrivati a questo punto, allora presentiamo il prossimo brano, che si chiama Milo Crew, e lo ascoltiamo subito e poi ne parliamo. Ancora questo, con gli occhi chiusi e con la cuffia. Questo è divertente. Thank you.
Beh, questa sicuramente è diversa dalle altre. Qui abbiamo delle contaminazioni un po' post-pop, hip-hop, funky. Funky, si sentono. Sì, assolutamente. È un pezzo un po' goliardico, per cui ci voleva anche questo, effettivamente. Senti, dove l'hai scritto questo? Ti ricorda qualche... Qui leggiamo che ti ricorda gli amici e i colleghi chiusi in casa a suonare nella zona di Milo sull'Etna. Esatto. Durante la preparazione del primo disco di Out of Cage, a casa di questo batterista, nostro amico che si chiama Andrea Liotta, che saluto con affetto, insomma si passavano le giornate, mattina, sera, pomeriggio, notte, a ridere, scherzare, suonare, ridere, scherzare, dormire, mangiare, ridere, suonare, scherzare. Vabbè, era un ciclo continuo, insomma. Esatto. E questo è proprio un ricordo che arriva dalla tua esperienza, dalla tua vita. Sì, assolutamente. Questo brano ha un po' di, come dire, di riferimenti quasi coltrainiani per certi versi nell'armonia, però siccome Coltrane è un mostro sacro, quasi a non volersi prendere troppo sul serio, invece riesce a mitigarlo giochicchiando un po' e facendolo diventare a tratti anche un po' funk, certo, un po' hip-hop. E questo è un brano che a noi è piaciuto, anzi abbiamo cambiato tecnica, sai Sergio, non l'abbiamo sentito con la cuffia ma abbiamo messo tutto volume qui in radio. Tu non lo senti, ma qui l'abbiamo messo a tutto volume. Si sentiva anche fuori, visto che siamo una street radio, si sono fermate alcune persone a sentire la musica. Vero, sì. Allora, passiamo all'altro brano. Così sì, passiamo all'altro brano. Andiamo velocemente perché già sono le 23 e 20 minuti, quindi se no non riusciamo, esatto, riusciamo ancora ad ascoltare tutti i brani. Allora, l'altro brano si intitola? Supposed Teachers. Allora, lo mandiamo, lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Thank you.
Sergio Casabianca con l'album De Visu su Stazione 41 Music Room, Suppose the Teachers. Allora, adesso ce lo spieghi questo, perché scherzosamente hai un po' portato in giro qualche insegnante venuto da lontano. Spiegaci un attimo qual era il fatto, perché vogliamo sapere a chi ti sei ispirato e che cosa ti ha ispirato a questo brano. Vabbè, come avete sentito, il brano è anche questo, è giocoso, è un po' dissacrante, è un blues di stampo bebop, ma che senso ha oggi fare un blues di stampo bebop se non lo suoni magari con fare così scansonato, quasi da barzelletta. Tra l'altro è molto bello il modo in cui ci siamo intrecciati con Riccardo Grosso, il contrabbassista, in questo, nella parte solistica. Ma niente, fondamentalmente magari era un po' uno sfogo personale, questo è un lavoro che avevo portato, diciamo, mi pare il primo o il secondo anno di triennio jazz. E io credo che sono due le componenti fondamentali dell'insegnamento, ovviamente la competenza e ovviamente anche l'etica e l'educazione. Se c'è competenza senza educazione o etica è un peccato, se hai solo l'etica e non hai la competenza ovviamente non puoi fare molta strada. È peggio ancora. Esatto, per cui una riflessione, perciò questi presunti insegnanti, io ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi insegnanti che mi sono anche scelto, veramente bravissimi, che devo ringraziare, e i loro consigli li porto con me nella mia didattica odierna, e poi ogni tanto ho trovato qualcuno che non era da ringraziare, per cui ho sfruttato anche queste emozioni per fare un po' di musica e divertirmi comunque. Gaia, volevi fare una domanda a Sergio? Ma va bene, allora io volevo chiederti tre aggettivi con cui descriveresti la tua musica. Tre aggettivi, allora sincera nel senso più vero del termine, con l'accezione quasi più negativa, perché che si scopre quasi a dire eccomi qua con i miei difetti. Certo. Condivisibile, perché è pensata per non restare chiusa in un cassetto, anzi è pensata anche per essere suonata dagli altri, cosa in cui spero. E poi un terzo, che posso dire, pronta, perché questa l'abbiamo registrata, per cui intanto questa è pronta, la prossima è da preparare. Giusto. E io mi ricollego a te, Gaia, e in una frase ci puoi spiegare la tua arte, la tua musica? In una frase? Sì. Se vuoi anche in una parola, se vuoi accorciare la frase. Ma io spero di essere me stesso, è quello che mi importa veramente. Cioè questo per me è fare la mia musica, e il jazz mi aiuta in questo, perché anche quando fai la musica degli altri, che ovviamente molto spesso è più bella della tua, molto spesso mi trovo a dire alla fine dei concerti, sai, quando allunghi un po' la scaletta e metti uno standard nel mezzo, e dico, ragazzi, suono meglio gli standard che i miei brani, perché se Monk ha scritto un brano, lo ha scritto che in un modo tale che Parker, Cole Porter, Strayhorn, che ti accompagna a suonarlo meglio. Io ancora devo lavorare su quella strada, nel frattempo cercando le mie soluzioni mi arrampico un po' su muri magari scivolosi. Però cerco di essere me stesso, e questa è la cosa più importante di cui sono fiero, senza dubbio. Senti, percorrendo la strada del primo di questo album, che comunque è l'inizio della tua attività, una domanda, sei giovanissimo, come ti vedi tra 10 anni? Vabbè, giovanissimo in realtà non sono, ma questo lo dico per rispetto nei confronti di musicisti che a 20 anni sono già stellari. Io ne ho 33, mi sono fatto il mazzo e continuo a farlo. Come mi vedo tra 10 anni? Spero fra 10 anni di riuscire ad insegnare in conservatorio, è in realtà un po' il sogno della vita, non tanto per motivi soltanto economici e di riuscita lavorativa, ma anche perché vorrebbe dire realizzare appieno una mission culturale, come si diceva all'inizio della trasmissione, e spero ci sia tanta altra musica come questa alle mie spalle fra 10 anni. E poi non ho troppe pretese se non quelle, diciamo, salutari, quelle giuste, quelle non, come diciamo qui da noi, con le bombe in testa. Cioè, sto coi piedi per terra e mi godo il momento. Senti, il tuo mestiere, fare il musicista, ti ha reso felice? Sì, ma mi ha reso anche tanto triste. Bisogna vedere dai periodi. È una gara di resistenza. A volte può capitare tanto di fermarsi
poco prima della riuscita di qualcosa, no? E allora quella fede, quella voglia di non mollare che ti porta a continuare, a sperare, poi a un certo punto si manifesta. In questo momento nella mia vita musicale si è manifestata fino a un certo livello e siamo qui e ne sono molto contento. La speranza è di portarla ancora più su e farla manifestare a livelli più alti, ma con responsabilità, chiaramente. Ha reso felice altre persone? Forse sì, cioè, credo di sì, perché dietro questo coraggio forse che noi artisti abbiamo, lo dico a Gaia, ma lo dico a tutti gli artisti che ci sono all'ascolto, non so se anche Max tu sei un artista, magari lo sei, no, non lo so. No, io soltanto di parola, sono artista okay. Di parole. E che artista? Insomma, c'è magari quella sana follia, quel coraggio che ti fa soffrire tanto, però poi ti rendi conto che negli occhi degli altri brilla qualcosa. Quando viene da te a lezione il professionista, che magari è un medico, un avvocato, che magari è riuscitissimo nella sua vita, ti guarda sempre come se gli mancasse qualcosa di molto grave. Lo dico con rammarico, però è vero. Cioè, la musica è, come diceva Cerri, l'unica medicina senza controindicazioni. Forse bisogna fare una scorpacciata di questo. Lo conosci, Cerri, Gaia? Sì, questa frase la conoscevo bene. Sì. Cerri, l'uomo in ammollo. grandissimo chitarrista. Allora, andiamo avanti con la musica. A noi siamo felici, noi ci hai reso felici, devo dirtelo. Quindi questo ci hai reso felici è importante. Perché abbiamo ascoltato Sergio, abbiamo scoperto Sergio Casabianca con il suo album Deviso, che a noi è piaciuto moltissimo, quindi ci ha reso felici. Andiamo avanti. Con sì. Il prossimo brano. Andiamo. Ascoltiamo Desk of Love. Thank you.
Eccoci tornati qui a Stazione 41 con Sergio Casabianca. Sergio, cominciamo subito con qualche domanda prima di passare al prossimo brano. Beh, qui la batteria ha battuto forte, eh? Assolutamente. Andiamo sul funky, un po' di funky l'abbiamo sentito, sì, insomma, sì, anche sì, qui sì. Sotto. Tra l'altro voglio segnalare le performance eccezionali di Peppe Tringali alla batteria, che ha fatto questo solo meraviglioso, ha tenuto questo grande groove, anche il solo di contrabbasso di Riccardo Grosso, che è stato... Sì. Ha spezzato nel mezzo del brano. Devo dire che a Foxy è piaciuto il bassista, il ritmo del basso, quindi è molto bravo. Ma qui parliamo di professionisti, insomma, non è che sono gli ultimi arrivati, quindi abbiamo apprezzato tutti e tre questi personaggi alla batteria, al basso e alla chitarra, e hanno formato questo trio bellissimo e oggi ci hanno presentato The Visu. Vai, puoi andare, Gaia. Allora, io volevo sapere... In macchina che tipo di canzoni ascolti? Di tutto, dipende dalla giornata. Nelle ultime settimane ti segnalo i Chicago, gruppo che adoro, ovviamente i primi dischi di Chicago. Chicago Transit Authority del 68 e quelli dopo. A volte quando torno da lavoro, dopo tante lezioni, mi piace ascoltare tanta musica classica, le sonate di Beethoven, Liszt, Brahms, ascolto il pianoforte. Però puoi beccarmi anche nel mood Iron Maiden, okay. Led Zeppelin, oppure Lucio Dalla, insomma, i vecchi amori. Ascolto tante cose e poi ogni tanto c'è anche un po' di jazz, per carità. Bene, bene. E invece il primo CD, il primo disco che hai acquistato? Allora, non so se è il primo. In realtà forse il primo era proprio una raccolta degli Iron Maiden, sai, quando da ragazzetto cominci ad andare al negozio di dischi. Quando i negozi di dischi vendevano i dischi. Il secondo, che però è stato il primo veramente che mi ha aperto la testa, è stato Metropolis Part 2 dei Dream Theater, Scenes from a Memory. Un disco che è stato fantastico, l'ho ascoltato 1000 volte al giorno, avevo 15 anni. Sono andato con un amico per comprare le altre cose e fargli compagnia. Indicò il disco e disse: compralo poi quando puoi, perché è un grande disco. Settimana dopo l'ho fatto e sono rimasto incollato a quel disco per 2 anni. Beh, direi di sì, eh? Eh sì, assolutamente. Senti, io ho letto su Decks of Love che è un brano sicuramente di carattere erotico. Yes. Perché? Ma perché desk in quanto banco, ma anche come quasi banco... di lavoro o di creatività, di creazione, cioè il corpo dell'uomo, della donna, il corpo umano può essere inteso come la scrivania dell'amore, in un certo senso, dove scrivere le nostre storie. Senti Sergio, il tuo pregio, questo lo faccio a tutti gli artisti, quindi bisogna che ce lo dici anche tu, il tuo pregio e il tuo difetto, ci vuoi pensare un attimo, mettiamo un altro brano? Difetti ce ne sono talmente tanti che non me ne viene uno in testa, ma neanche pregi invece non ne trovo. Sì, dai, mettiamo un altro brano, ci penso. Ci dai. Pensi, dai. Allora, sentiamo Fondamenta Nuove, che è il penultimo brano estratto dall'album The Visu di Sergio Casabianca. Thank you.
lo ascoltiamo fino all'ultima nota. Fondamenta Nuova, raccontaci un po' questo pezzo, perché sarà un po' di Palermo e un po' di Venezia. Sì, perché è stato scritto effettivamente in una stanza in via Roma a Palermo, ma parla di Venezia, parla di una zona a nord di Venezia, della città di Venezia, che dà sull'isola di San Michele, Murano e la Laguna, ed è uno dei pochi luoghi effettivamente in città a Venezia dove puoi un po' respirare, mettiamola così, perché non in tanti posti a Venezia hai la possibilità di vedere l'orizzonte, se non alla, magari sulla riva degli Schiavoni, ma c'è molta confusione giù, ed era un luogo dove mi piaceva andare, e infatti questo brano magari ha un sound un po' pacifico, se sì, vogliamo. Più romantico, più sentimentale, ti ricordava quei luoghi lì quando eri a Palermo, quindi esatto, stavi ripensando l'esperienza veneziana. Era un ricalcolo, sì, del percorso fino a quel punto. Senti Sergio, noi ti immaginiamo già come professore, magari di conservatorio, come dicevi tu prima, e volevamo chiederti che cosa diresti ad un tuo alunno che comunque vuole intraprendere questo lavoro da musicista, quale consiglio gli daresti? Ma alunni ne ho già parecchi, fra scuole medie e altre situazioni didattiche, in conservatorio ovviamente no, ma quello sarà un passo da fare. Cosa posso dire? Che ci vuole tanto coraggio, ci vuole tanta cultura. I musicisti che mettono al secondo piano l'aspetto culturale al di fuori della musica hanno meno chance. Cioè, magari ne possono avere tante lo stesso perché sono bravissimi, sono stellari, però diciamo che avere una connessione reale con il sapere, cercare ovviamente di averla, anelare a quello, creare un buon metodo di studio nella vita ti può aiutare anche a superare le difficoltà che l'arte e la musica ci mette davanti. Infatti volevo rispondervi alla domanda precedente sui pregi e sui difetti. Ecco, perché non ti lasciamo questa sera. No, fino ma a quando... infatti io sono vostro prigioniero. Esatto, fino alla fine sei prigioniero. Cioè nel secondo la sindrome di Stoccolma, non è un problema. Tra l'altro ho beccato anche questo profilo carino, perciò me lo tengo. Stavo dicendo, la fatica. Sembrerà strano, ma per me sia il pregio che il difetto, perché a me non vengono bene le cose facilmente e subito. Io ho sentito molto spesso durante il mio percorso di studi musicali l'affanno. Adesso lo sento un po' di meno, ma ogni tanto su qualcosa lo posso avvertire, lo gestisco con un'altra esperienza. E perciò ho sempre faticato, e questo è un difetto, perché ho visto tanti colleghi talentuosi fare delle cose che volevo fare in molto meno tempo, con grande intuito, con grande talento. Però forse questo è anche un pregio, perché io mi sono guadagnato tutte quelle poche note giuste che diciamo riesco a fare con grande fatica, e questo lo avverto quando le faccio, cioè mi rispetto e mi perdono, mettiamola così. Senti Sergio, un'ultima domanda volevo farti, perché già siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Tu hai fatto questo album, normalmente i musicisti, una volta chiuso questo album, non se lo godono pienamente, pensano all'altro, al nuovo lavoro. Tu in realtà stai godendo di questo lavoro? Ti piace il tuo album? Oppure stai pensando al nuovo, al futuro? Ah, per fortuna sì, sto godendo di questo disco perché è stato fatto con un certo criterio, l'aiuto di Riccardo Samperi, che è stato il nostro fonico e anche il produttore di TRP Music, l'etichetta per cui è uscito il disco, è stato fondamentale. È un disco che più ascolto, più in fondo mi fa star bene, sempre con le postille di cui sopra, cioè il fatto che bisogna accettarsi, che è chiaro che riascoltarsi può essere sempre un trauma e lo è stato in passato tante volte. Questa volta non lo è, questa volta è un neutro positivo che mi fa stare bene. È ovvio che quando uno ingrana la marcia, però subito è proiettato verso il futuro, poi un attimo ti calmi, perché in realtà la musica nel cassetto c'è, la voglia di scriverne altra c'è, però ci vuole la giusta anche maturità di aspettare il momento giusto, godersi la musica con i colleghi con cui la suoni, con gli amici, e ricevere i giusti feedback positivi, negativi e tutto il resto. Beh, quest'anno porterai in giro in live questo album, questo è sicuro. Sicuro, e magari nel mezzo, che so, ci sarà qualche brano nuovo in scaletta.
Ecco, e noi ti aspettiamo con il nuovo album il prossimo anno, magari quando avrai deciso di farne un altro, di metterlo in sala incisione un altro con i tuoi amici, i tuoi compagni musicisti, e poi chi sceglierai tu ce lo farai sapere nel prossimo lavoro. Senti, volevo l'ultima cosa che volevo chiederti, quali sono i social e le piattaforme che utilizzi per pubblicizzare il tuo album in modo che i nostri radioascoltatori possano tranquillamente venirlo a sentire, premettendo che comunque alcuni brani del tuo album sono già in rotazione su Stazione 41. Grazie mille, questo è un grande piacere. Il disco è distribuito su 24 piattaforme digitali, le maggiori, per cui potete trovarlo su Spotify, Amazon Music e via dicendo. Dal punto di vista social mi trovate su Instagram, sul profilo Sergio Casabianca Music, e anche alla pagina artista Facebook, sempre Sergio Casabianca, dove costantemente pubblico aggiornamenti, insomma, su tutto quello che mi accade dal punto di vista didattico, professionale, rassegna stampa e artisti. Senti, due parole sull'ultimo brano, Raining in My House, l'abbiamo accennato precedentemente, però adesso completalo tu. Sì, completo dicendo che questo è stato per noi un cavallo di battaglia per un bel po' di tempo. Il sound del disco all'inizio doveva essere più orientato a questo brano, che è un brano che abbiamo nel cuore, ci piace tanto da suonare, anche perché è molto immediato, però, come dicevo in precedenza, poi la musica si trasforma, per cui siamo entrati in studio pensando che questo doveva essere quasi il vessillo del disco, e invece poi è stato diviso, per cui la musica si evolve, cresce come noi. Bene, per me è stato, ecco, ho capito, la regia ci fa segno di dover tagliare perché siamo in scadenza. È stato un piacere riceverti qui, ospitarti qui su Stazione 41. Ringraziamo Clarissa D'Avena, tra l'altro, che ha presentato, ci ha presentato Sergio Casabianca. Grazie Clarissa per la presentazione di questo artista. E noi abbiamo goduto di questo album, l'ultima puntata del 2023 di Music Room. Gaia, tu ritornerai chiaramente l'8 gennaio. Assolutamente. Noi ritorneremo l'8 gennaio tutti insieme. Grazie Sergio, auguri per questo album e auguri per la tua carriera musicale. Grazie mille a voi, a Stazione 41, a Music Room, e a te Max e Gaia e Foxy, grazie davvero di cuore. Grazie, grazie Sergio, grazie. Grazie Sergio, sei gentilissimo. Noi ci sentiamo il prossimo anno, l'8 gennaio. Adesso andiamo in ferie, ci godiamo queste vacanze, ma non abbandonate Stazione 41, perché i nostri appuntamenti li potrete ascoltare sul podcast di Stazione 41, come questo di questa sera di Sergio Casabianca, lo potete ascoltare sul podcast di Stazione 41. Buonanotte a tutti da Max Ventura e da Gaia. Grazie a Foxy e ci sentiamo il prossimo anno. Vi auguriamo anche noi da Stazione 41 e Music Room un buon Natale e un felice nuovo anno. Buonanotte. Thank you.
Avete ascoltato Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Stazione 41.